Uomini e donne oggi, Claudio D'Angelo è diventato zio. È nato il nipotino di Claudio D'Angelo di Uomini e donne. Lo abbiamo conosciuto prima come tentatore di Temptation Island e poi come tronista di Uomini e donne. Stiamo parlando di Claudio D'Angelo, l'imprenditore che, dopo un percorso abbastanza travagliato, ha scelto Ginevra Pisani. In realtà la sua è stata una scelta atipica, in quanto Sonia Lorenzini, rivale della napoletana, aveva capito di non essere più interessata a Claudio e ha abbandonato il programma. In molti hanno pensato che sia stata una scelta obbligata, ma è questo è un dato di fatto. D'Angelo e Pisani sono una coppia da più di un anno. Tra i due procede a gonfie vele e oggi l'ex tronista ha ricevuto una bellissima sorpresa. Prima di salutare definitivamente il 2017 è nato il nipotino Lucas, figlio della sorella Nadia. L'ex tronista, su Instagram, già ieri aveva preannunciato la nascita del nipotino. In ritardo di solo un giorno Lucas ha deciso di uscire allo scoperto e farsi abbracciare dallo zio Claudio. Ad annunciare la nascita è stato proprio l'ex tronista di Uomini e donne pubblicando una foto delle manine del nipotino che toccano il suo indice su Instagram. Il regalo più bello che ci potessi fare. Stavolta ti sei superata. Lucas, zio Claudio ha già perso la testa per te, scrive Claudio D'Angelo ringraziando la sorella Nadia per avergli fatto questo regalo. L'ex tentatore ha raccontato i momenti salienti della gravidanza della sorella e in questi si è visto il desiderio di diventare zio aumentare sempre di più. Per lui, quindi, il 2017 si conclude nel migliore dei modi, anzi, oggi i festeggiamenti saranno doppi. Intanto un paio di giorni fa D'Angelo ha pubblicato una foto sul social in compagnia della fidanzata Ginevra ironizzando sulla prenotazione per i festeggiamenti del Capodanno. Dove festeggeranno i due? Un Capodanno alternativo per Claudio D'Angelo di Uomini e donne. Come ha deciso di salutare il 2017 Claudio D'Angelo, ex tronista di Uomini e donne. Fino a qualche giorno fa i preparativi erano a zero, ora, con la nascita del nipotino, avrà deciso comunque di lasciare la città e festeggiare altrove con la sua Ginevra?